Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai. In una città viveva un giudice che non temeva Dio, né aveva riguardo per alcuno. In quella città c'era anche una vedova che andava da lui e gli diceva: «Fammi giustizia contro il mio avversario». Per un po' di tempo egli non volle, ma poi disse tra sé: «Anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia, perché non venga continuamente a importunarmi». E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?» Rieccoci di nuovo, care sorelle e cari fratelli, da questo colle che ci porta al santuario di Santa Maria dei Miracoli a Morbio Inferiore, nella vicina Svizzera. Vogliamo meditare le letture di questa 29esima domenica del tempo ordinario. E Gesù nel Vangelo ci racconta una parabola sulla necessità di pregare sempre senza stancarci. Pregare, ci dice il Signore, è necessario per chi vuole essere mio discepolo e seguirmi. E Gesù in tutta la sua esistenza e con il suo esempio ci ha indicato il valore e la meta della preghiera, la comunione con Dio Padre. Per questo i discepoli che gli chiedevano: «Signore, insegnaci a pregare», Gesù rispose: «Quando pregate dite: Padre nostro che sei nei cieli». La preghiera cristiana ci apre ad un rapporto filiale con Dio Padre nella scoperta gioiosa del prossimo come fratello e sorella e nella consapevolezza di essere famiglia di Dio. È necessario più che mai pregare con questi contenuti e imparare a farlo, liberando la nostra mente e il nostro cuore da tutto ciò che ostacola questo cammino. Non basta pregare, ma bisogna pregare senza stancarci e pregare sempre. Ecco allora la parabola evangelica narrata dall'Evangelista Luca che insieme abbiamo appena ascoltato. I protagonisti del racconto sono due: un giudice iniquo e sprezzante di tutti e una povera vedova indifesa, vittima della prepotenza umana. Il giudice è colui che ha in mezzo il potere, la vedova invece non ha nessun appoggio. È questa la situazione che si presenta ai nostri occhi, con tutta la sua drammaticità, anche ai nostri giorni. In quella povera vedova riconosciamo le vittime dell'egoismo umano. Riconosciamo coloro che hanno fame e sete della giustizia. Come il narratore del libro dell'Esodo nell'Antico Testamento, che sentiremo nella prima lettura delle nostre Eucaristie domenicali, con l'episodio di Refidim, aveva voluto stimolare la fede nei lettori. Così Gesù, nel Vangelo di Luca, con il racconto della vedova insistente e del giudice iniquo, vuol richiamare alla necessità della fiducia in Dio e alla costanza nella preghiera. L'esercito di Israele è impegnato in combattimento contro gli Amaleciti. Mentre si svolge la battaglia sotto la guida di Giosuè, Mosè, con le braccia aperte a modo di croce, implora l'aiuto del Signore. Infatti la vittoria dipendeva più alla preghiera di Mosè che non dalla tattica e del valore dei guerrieri. La vedova
con la sua coerenza e perseveranza vince il giudice disonesto, ottenendo alla fine delle sue lunghe insistenze giustizia. Se questo giudice, dice Gesù nel commento della parabola, ha esaudito la supplica della vedova, tanto più Dio che è buono ascolta coloro che egli ama. Ascolta ciascuno di noi. Sì, perché il nostro aiuto viene dal Signore. Carissimi, il cristiano e la comunità cristiana non devono mai allentare la tensione e l'attesa verso l'intervento di Dio. Dio ci ascolta sempre, perché è un Padre infinitamente buono. Però è necessario che la nostra preghiera salga a Lui fervorosa e instancabile. Per poter dare e darsi, Dio ha bisogno di cuori generosi e profondi. È proprio la preghiera costante che scava in noi e ci rende disponibili, perché essa ci apre con larghezza a Dio e ai Suoi doni. Se Dio sembra fare il sordo, non scoraggiamoci. Quante volte sentiamo le persone che dicono: ma io prego, io imploro, ma Dio non mi ascolta, Dio è diventato sordo. Forse preghiamo male o chiediamo male. Forse siamo immersi nei nostri mille e mille impegni, preoccupazioni e non lasciamo che la voce di Dio entri nel nostro cuore. Bussiamo alla sua porta con insistenza per ricevere i suoi doni con gratitudine, anche se non sono quelli che abbiamo richiesto. Dio vede nel nostro cuore e sa cosa ognuno di noi ha bisogno. Dio non guarda le apparenze, Dio guarda il cuore. Dio guarda la nostra disponibilità d'animo. E allora pregare con perseveranza significa abbandonarsi interamente all'amore di Dio. È Gesù stesso che ci ha insegnato a pregare. Quindi, anche in mezzo alle nostre occupazioni e preoccupazioni, restiamo sempre uniti a Dio. E quali che siano le nostre difficoltà, le nostre prove, viviamo nella fiducia, seminando pace e amore intorno a noi.